alla ricerca. A proposito di tempo libero, noi consigliamo ai nostri telespettatori ogni fine settimana una gita tra i luoghi del FAI, del Fondo per l'Ambiente Italiano, che conserva, recupera, rende di nuovo fruibili, vivibili tanti beni del nostro paese. Oggi andiamo in un luogo che tu già conosci, andiamo a scoprire il Lazzaretto di Verona, che è un luogo molto particolare e di cui tu avevi già scritto parecchio tempo fa, vero? Molti anni fa, con i ragazzi della redazione del Turismo Culturale, che è un periodico che ho maldestramente condiretto per anni, scrivevamo un servizio su Verona, su una Verona però inedita, perché la cifra stilistica del turismo culturale era ed è quella di raccontare un'Italia altra, quindi destinazioni sconosciute o misconosciute. Parlando di Verona, quindi mettendoci cautamente a distanza dalla Verona di Giulietta Romeo, del Mantegna, del Veronese, dell'Arena, di Piazza delle Erbe, di San Zeno, noi andiamo a vedere altre suggestioni turistiche all'interno di Verona e individuammo in San Zeno, San Zeno all'oratorio, con una riproduzione in scala magnifica dell'esempio romanico di San Zeno, e nel Lazzaretto, questo complesso che era fuori, mi pare, vicino Porta San Pancrazio, all'interno di un parco, il Parco dell'Adige. Parco dell'Adige, sì. E c'era questo posto, quello che era rimasto, perché era rimasto un tempietto, un luogo che era nato come Lazzaretto, in origine Nazaretto, quindi lebrosario, poi a fasi alterne deposito di munizioni, sì, ricovero per militari feriti. Nel 1600 ospitò appunto quelli affetti dalla peste, lebrosi, per essere messo fuori. Esatto, ed era un luogo particolare, un luogo particolare con tutta una sua atmosfera che il FAI ha recuperato, è stato concesso in uso al FAI con l'obiettivo proprio di essere riqualificato e valorizzato nuovamente, e andiamo a scoprirlo insieme con questo bel filmato della nostra Olivella Foresta. L'Adige scorre tranquillo da tempo immemorabile, bagnando luoghi noti e meno noti. A pochi chilometri da Verona, il fiume si avvicina con una delle sue anse all'antico Lazzaretto, che per anni è rimasto nascosto sotto una folta vegetazione. E ancora oggi si continua a lavorare. È un luogo speciale, ricco di memoria, riscoperto dopo anni di profondo abbandono. Arrivando sembra solo un rudere, ma è molto di più, come dice Conny Di Nardo dell'Ufficio Valorizzazione del FAI. È un luogo che è stato anche teatro di sofferenza, di dolori per delle vicende storiche che sono nella memoria di tutti. Basti pensare alle parole del Manzoni quando ci descrive la peste di Milano, il Lazzaretto di Milano, e lui prende ispirazione dalla narrazione della peste che è avvenuta qui, in questo luogo. Basti pensare che in 152 cellette, che erano i vani di questo ambiente, sono stati accolti fino a 5.000 malati. Era un'opera imponente. Il terzo lazzaretto per importanza, dopo quelli di Venezia e Milano, la cui costruzione iniziò nel 1549 nella zona di Porta San Pancrazio, allora adeguatamente lontana dalla città e agevolmente raggiungibile attraverso il fiume. Fu prima ricovero e isolamento dalla peste, poi ospedale militare e infine deposito di munizioni. Questo ultimo utilizzo ne decretò la fine quando il 20 maggio del 1945 ci fu una tragica esplosione. Gran parte dell'edificio crollò, incluso il tempietto centrale, che venne parzialmente restaurato nel 1958. Seguirono anni bui e la zona perse la sua dignità. Nel 2014 il FAI, Fondo Ambiente Italiano, ha ottenuto dal Comune la concessione e in collaborazione con l'Università di Verona ha cominciato a portare alla luce l'antico monumento, come racconta l'architetto Roberto Segattini, responsabile dell'ufficio tecnico.
Il lavoro che ha compiuto il FAI fino ad oggi su questo luogo è un lavoro davvero imponente. Si pensi soltanto ai 15.000 metri quadri di terreno ripuliti da vegetazione infestante, che è stato il primo passo obbligatorio per poter arrivare a comprendere la consistenza del monumento. Sono venuti alla luce le pavimentazioni, l'ingresso lastricato, le cellette e molti elementi architettonici che incuriosiscono anche i visitatori più giovani. Un progetto ambizioso che vuole restituire ai veronesi un monumento che appartiene alla loro storia.